Benvenuti al secondo video della sessione introduttiva del videocorso sulla libreria di visione artificiale OpenCV. In questo video vedremo come installare e configurare OpenCV in ambiente Windows. Prima di tutto andiamo sul sito di OpenCV per scaricare l'ultima versione della libreria. Attendiamo il caricamento della pagina e andiamo in sessione download. Come potete vedere, nella sessione download sono disponibili tutte le versioni attualmente precompilate di OpenCV. Noi selezioneremo OpenCV for Windows. Si aprirà la pagina di SourceForge e il download inizierà automaticamente. 3, 2, 1. Ok, come vedete il download è partito. Il file che andremo a scaricare si chiamerà OpenCV e come post fisso avrà la versione della libreria che stiamo scaricando. In questo momento le librerie a disposizione sono la versione 2.4.2. Il file è un eseguibile, ma non si tratta di un eseguibile vero perché non è altro che un file compresso autoestraibile, come vedremo in seguito. Aspettiamo i minuti di scaricamento e saremo pronti per installare la libreria. Il download è terminato, possiamo cliccare sul file e confermare l'esecuzione. Come vi ho già accennato, non si tratta di un eseguibile vero e proprio, ma di un file di archivio autoestraente. Infatti, all'avvio ci chiederà dove decomprimere la libreria OpenCV. Il mio consiglio è quello di crearvi, nella root del vostro disco fisso, una cartella Devel, cosa che io ho già fatto, eccola qui, dove andare a decomprimere OpenCV nella cartella OpenCV e aggiungere la versione della libreria. In questo modo, per ogni versione prossima che uscirà, avrete una cartella apposita in modo da non mescolare i vari file e avere sempre la possibilità di avere tutte le versioni pronte dei vostri applicativi che avete sviluppato per una ben determinata versione. Benissimo, terminata la decompressione, possiamo aprire la cartella Devel e notare che è stata creata la cartella OpenCV, in questo caso con la versione 2.4.2. Possiamo aprirla. Al suo interno troveremo un'altra cartella OpenCV standard e aprendola finalmente avremo davanti tutta la libreria OpenCV. Quello che interessa a noi in questo momento è la cartella Build. Tutte le altre cartelle le andremo a vedere in un secondo momento, nei video successivi. Apriamo la cartella Build. La cartella Build servirà per linkare la libreria in tutte le sue parti durante l'esecuzione, durante la scrittura dei nostri programmi. C'è una cartella Common dove sono presenti le librerie utili a OpenCV, da cui OpenCV dipende. Una cartella Docs dove ci sono i tutorial e il manuale di OpenCV. Una cartella GPU dove ci sono le librerie precompilate per il calcolo parallelo in versione 64 bit e in versione 32 bit. C'è una cartella Python dove ci sono le librerie pronte per poter scrivere programmi in linguaggio Python. Ma quello che interessa a noi soprattutto è la cartella Include, dove ci sono tutti i file di inclusione di tutti i moduli di OpenCV. Ad esempio il modulo Core, che è il modulo principale, ci sono tutti i file di inclusione. E le altre due cartelle che ci interessano maggiormente sono la cartella X64 e la cartella X86. Come vedete, le due cartelle sono identiche e contengono le versioni precompilate della libreria OpenCV tramite il compilatore MinGV, tramite il compilatore contenuto in Visual Studio 9 e tramite il compilatore contenuto in Visual Studio 10. Noi utilizzeremo le librerie precompilate per il compilatore Visual Studio 10. Apriamo la cartella. Dentro abbiamo ancora tre sottocartelle. Una cartella bin dove sono contenute le librerie precompilate, tutte le DLL,
una cartella lib dove sono contenuti i file lib da indicare al linker in fase di creazione dell'eseguibile della nostra applicazione, e una cartella static lib dove sono contenute le librerie statiche che non utilizzeremo mai. A questo punto quello che interessa a noi è la cartella bin, ossia la cartella che contiene le DLL. Perché è interessante? Perché noi dobbiamo dire al sistema operativo dove si trova questa cartella. Il sistema operativo, nel momento in cui viene eseguito un file che utilizza OpenCV, deve sapere dove andare a cercare le DLL. Come vedete ci sono tutte le varie DLL di tutti i moduli di OpenCV. E il sistema operativo deve sapere dove si trovano queste DLL. Allora noi prendiamo il path, lo copiamo e andiamo a inserire il path nelle variabili d'ambiente. Apriamo il menu principale di Windows, clicchiamo con il tasto destro su Computer e clicchiamo su Proprietà. Nella finestra che si apre clicchiamo su Impostazioni Sistema Avanzate e quindi, se non è già aperta la tab Avanzate, la apriamo e clicchiamo su Variabili d'ambiente. Questa qui è la finestra delle variabili d'ambiente dove possiamo comunicare al sistema Windows vari parametri. Se non esiste ancora, creiamo una nuova variabile chiamata path. Visto che nel mio caso esiste già, la selezioniamo e clicchiamo su modifica. Andiamo all'inizio della casella editabile e incolliamo il path che abbiamo copiato prima aggiungendo un punto e virgola alla fine. Come vedete abbiamo il nostro path c2.devel opencv2.4.2/opencv build x86, perché per i nostri progetti useremo le librerie 32 bit, vc10 perché utilizzeremo Visual Studio 10 Express per compilare i nostri progetti, e bin perché i file DLL sono contenuti nella cartella bin. A questo punto diamo l'ok. Il path, come vedete, ha già il nostro path che le abbiamo comunicato. Più ci sono vari altri path che sono utili per altre funzionalità del sistema. Clicchiamo ok, chiudiamo tutte le finestre e il nostro ambiente, il nostro sistema, il nostro Windows è ora pronto per eseguire tutti i software che noi creeremo con OpenCV. Vi faccio notare un'ultima cosa prima di chiudere questo tutorial. Come vedete tutte le DLL esistono in due versioni, una versione con la D e una versione senza la D. Le versioni con la D sono molto più grosse rispetto alle versioni senza la D. Questo perché? Perché le versioni senza la D sono versioni release e le versioni con la D sono le versioni di debug. Contengono tutte le informazioni di debug utili a poter seguire l'esecuzione del codice all'interno del codice di OpenCV, che come vi ho detto nel primo tutorial, OpenCV è open source, quindi il codice è disponibile. Nel momento in cui abbiamo un'applicazione che non riusciamo a capire cosa sta facendo, come mai c'è un problema, noi possiamo non soltanto seguire passo passo il nostro codice, ma anche il codice di OpenCV. A questo punto vi posso salutare, il secondo video è finito e vi do l'appuntamento ai prossimi video.